Bentornati cari amici di pomeriggio ai nostri momenti con gli ospiti in studio. Oggi ho il piacere di avere con me Tiziana Di Sante, presidente della Fondazione Tercas, e Domenico Polidoro, che è il direttore artistico di ACS Abruzzo Circuito Spettacolo, che ritorna da noi, è già stato ospite in questo spazio. E oggi sono con me a parlarci di un progetto veramente innovativo, un progetto che diciamo dà voce, volto, anzi dà proprio un mestiere, diciamolo, a quelli che sono considerati un po' gli ultimi, messi un po' al latere rispetto alla società. Parliamo dei detenuti nel carcere di Castronio qui di Teramo, un progetto bellissimo. Per Aspera d'Astra è, diciamo, il contenitore grande, e poi quest'anno il tema del progetto, il titolo è proprio Giocare a calcio è semplice. Ecco, intanto chiedo alla Presidente Di Sante, per Aspera ad Astra questo progetto di cui Fondazione Tercas proprio è partner, sostenitore e coorganizzatore, che tipo di progetto è? Ma intanto è un progetto di sistema, un progetto cioè che coinvolge dalle iniziali 6 fondazioni, oggi 11 fondazioni. Noi siamo un po' le piccoline della famiglia, perché ci fanno compagnia grosse fondazioni, cioè fondazioni con un patrimonio molto importante, ma abbiamo ritenuto che, vista la presenza significativa del carcere di Castronio a Teramo, partecipare a questa rete di fondazioni per aderire a questa progettualità fosse indispensabile. Il carcere di Castronio è una realtà che non possiamo ignorare, come spesso facciamo, è una presenza importante, spetta a noi trasformarlo in qualche modo in un percorso di recupero, tra virgolette in una risorsa per la nostra città, che mette alla prova la nostra capacità di accoglienza, la nostra capacità di reinventare e anche di rispettare la dignità della persona in tutti i momenti della sua vita, anche quelli in cui è fragile, tenuto conto del fatto che la fragilità è un'esperienza che interessa tutti noi, o almeno può interessarci in una fase della nostra vita. Per Aspera d'Astra, diciamo, dà tra l'altro in questo momento un segnale molto positivo, in un momento in cui le luci sul carcere sono fosche, ecco, sì, diciamo così, quindi anche una luce. No? Allora, diciamo che noi come fondazione abbiamo sempre ben compreso come il carcere debba essere destinatario di progettualità. Abbiamo finanziato percorsi di lettura, di scrittura, di formazione al lavoro, quindi come dire, è stata sempre un'idea chiara nella fondazione, proprio per l'attenzione che c'è a tutte le persone e alla loro dignità. Sicuramente questa esperienza che porta il teatro all'interno del carcere con un corso professionalizzante, quindi nulla di dilettantistico, ma corsi che vogliono formare al mestiere del teatro, sia nella veste di attore che nella veste, come dire, di tecnico, del suono, insomma tutte le figure che sono legate allo spettacolo, rappresenta un'esperienza assai più complessa, sia perché viene portata avanti appunto da questa rete di fondazioni con interlocutori del mondo dell'arte dello spettacolo altissimi per livello diciamo professionale, ma sia perché si pone due requisiti. In primis quello di rilasciare proprio un attestato che dice la professionalità raggiunta da chi partecipa volontariamente a questo percorso di formazione. E poi perché introduce l'arte, la bellezza all'interno del carcere, introduce una modalità di racconto di se stessi, del proprio vissuto, diverso da quelle classiche che noi conosciamo, che talora nemmeno quelle sono possedute da chi è ospite del carcere. Cioè, noi non dimentichiamo che moltissimi di coloro che sono ospiti in un carcere vivono, vengono da realtà sociali, culturali
per noi inimmaginabili, no? Quindi l'incontro con la bellezza, l'incontro con l'arte, l'incontro con le modalità comunicative diverse da quelle solite e consuete rappresenta davvero un'opportunità unica e mai vissuta prima. Ecco, a Domenico volevo a questo punto chiedere che cosa vuol dire entrare all'interno di un carcere. Questo è il secondo, è la seconda edizione intanto, il secondo anno in cui ACS entra nel carcere per fare delle attività proprio collegate a Per Aspera d'Astra. Quest'anno c'è questo titolo, giocare a calcio è semplice, e dobbiamo capire che perché questo titolo, cosa succederà all'interno del carcere, e ti chiederò anche come è stato l'ingresso e che cosa ti aspetti quest'anno. Ti ringrazio. Allora, entrare nel carcere per quello che riguarda ACS è far entrare la società civile nelle carceri. Entrarci con il teatro significa per noi, ma credo in generale, dare un'opportunità a chi non ha avuto quasi niente dalla vita di approcciare l'arte, essendo il teatro naturalmente una disciplina che raccoglie diverse materie. Come si diceva prima, è professionalizzante, quindi noi abbiamo dei corsi che sono standard, il format è seguito da tutte le realtà che partecipano al progetto, sono delle vere e proprie lezioni che però naturalmente aggiornano il concetto di lezione, come in genere si fa in tutti i luoghi dove appunto la frontalità è rimessa in discussione perché serve a poco. Quindi noi facciamo. Tra l'altro ti interrompo. Prego. Per dire ai nostri spettatori che il Monte Ore è anche un teore importante perché sì, sono sì. 300, più di 300 ore. Noi ne facciamo 316 o 300 qualcosa del genere, altre realtà ne fanno già 360. È comunque un minimo importante perché poi sono abbastanza. E il programma prevede drammaturgia e regia, scenotecnica, quindi tutte le problematiche relative alla scenografia, che per quello che riguarda il progetto di Teramo è affidato a Filippo Iezzi, che è uno scenografo che opera a livello internazionale e che tra l'altro ci permette anche di appoggiarci ad una scenotecnica importante per poter poi portare dentro le carceri gli strumenti e i materiali necessari per costruirla, una scenografia. Per quello che riguarda la costumistica se ne occupa Marino Merangelo e abbiamo anche la parte video affidata a Gianni Chiarini e la parte musicale a Davide Verticelli. E arriviamo al titolo del progetto, se sia o meno semplice giocare a calcio. Intanto diciamo che c'è la presenza di un mister glorioso, almeno per noi abruzzesi, che è Tonino Antonio Valbruni. 10 scudetti, certo, gloria no, assoluta, oltre che personale. Lo salutiamo caramente, sì, caramente Tonino Valbruni. Ed è chiaro che tutti quelli che aderiscono a questo progetto sono pezzi di cuore, perché soltanto con il coraggio e con la forza del cuore si può affrontare un lavoro come questo. È evidentemente il titolo una provocazione benevola, spero, nel senso che noi affrontiamo quest'anno un secondo testo di Beckett che è Finale di partita. Il primo è stato Aspettando Godot, e infatti il nostro di progetto inserito in quello di Per Aspera d'Astra si chiama Aspettando Godot in Project. Ora è chiaro che era molto semplice approcciare l'attesa in un carcere, un po' più difficile il senso di un finale di partita. E allora lì le valutazioni sono state immediate, si poteva naturalmente scegliere di fare un'esplorazione per quello che riguarda il gioco degli scacchi, che è nel titolo, ma anche il calcio,
prevede problematiche di tecnica, strategia, disciplina, autocontrollo, conoscenza, business, quante ne vogliamo mettere di altre problematiche che può toccare, si possono toccare con il calcio, che naturalmente è un approccio più popolare e quindi ci è sembrato più immediato. Devo dire che la scelta è stata sufficientemente gratificante, perché poi se anche qualche volta facciamo qualche partitella nel campo, però poi ci sono gli esercizi, però poi c'è una riflessione su se stessi e sulla formazione di un gruppo e soprattutto sul ritmo da mantenere in un gioco quando quel gioco diventa di squadra. Poi naturalmente c'è anche una piccola riflessione personale, autobiografica se volete, no, io sono un cattivo giocatore. Quindi chiunque in un finale di partita come questo avrebbe abbandonato. Un bravo giocatore, vedendo i risultati della partita, avrebbe già detto arrivederci, è perduta. Io sono un cattivo giocatore che pensa che quando la cosa è impossibile, lì nasce la necessità di fare. Il calabrone. Abbastanza, sì. E dunque, ecco, e che vuol dire entrare nel calcio? Cioè, cosa hai trovato, Domenico? Già l'anno scorso, quest'anno avete già iniziato l'attività? Abbiamo già iniziato ad aprile, sì, abbiamo iniziato ad aprile, abbiamo una pausa estiva, poi riprendiamo a settembre, arriviamo fino a dicembre con un budget che ci permette di coprire la parte didattica. Poi sarebbe importante, ma ci riusciremo, trovare anche un briciolo di finanziamento necessario per fare la restituzione pubblica, perché la restituzione tra l'altro pubblica... Allora possiamo anche fare un appello ai sostenitori. Assolutamente sì, e colgo anche l'occasione per ringraziare tutte le componenti di Castrogno, sia la parte dei direttori, del direttore, del comandante, della Guardia Penitenziaria, e che vive sicuramente una situazione di disagio assoluto, di contraddizioni fortissime, ma soprattutto quelli che poi quelle contraddizioni le vivono quotidianamente sulla propria pelle, tutti i partecipanti e tutti gli ospiti di Castrogno. Quanti sono i partecipanti? I partecipanti quest'anno, dunque la prima esperienza, noi siamo partiti con una quarantina di iscritti, poi alcuni trasferiti... Scusami, prego. Per sapere... Meglio, per far capire anche ai nostri telespettatori, sono gruppi misti, sono gruppi... La prima esperienza noi l'abbiamo fatta con il 41 bis, ex del 41 bis, quindi con l'alta sicurezza. Alta sicurezza. Siamo partiti in 40, poi alcuni per fortuna liberati, altri trasferiti, e insomma siamo arrivati in 26 allo spettacolo, 19 attori in scena e 7 tecnici. Quindi una vera compagnia di attori e tecnici. Quest'anno cominciamo, attualmente ci saranno 34-35 iscrizioni, però cominciano a crescere. Lì però il problema, da come lo vivo io, è che quello spazio, quel luogo deve essere una sorta di porto, dove si viene e si va, perché sono tante le problematiche di quella popolazione, no? Si viene e si va, però poi è un porto attrezzato e quindi di conseguenza si forma naturalmente un gruppo, un nocciolo duro, il famoso zoccolo duro, che poi organizza il porto e quindi rende possibile l'approdo. Ecco. E quello però è in costruzione, ma se non sbaglio, insomma, se non mi inganno, sta già venendo fuori. Che cosa è stato l'approccio con Castrogno? Non per scadere nell'aneddotica, ma per guadagnare i tempi, per essere più breve. Io la prima volta, 3 anni fa, che sono arrivato a Castrogno, sono andato con alcuni componenti di ACS, teramani tutti. Mettemmo il Google Maps per arrivare a Castrogno. Non sapevamo dove fosse Castrogno. Arrivammo a Castrogno e trovammo questo scatolone di cemento enorme, in degrado assoluto, in un luogo della natura meravigliosa, perché c'hai la parte, come sapete, no? Meridionale del Gran Sasso, quindi il gigante addormentato, il gigante che dorme, e la marina di Giulianova. Lì in mezzo c'era Castrogno e un unico autobus che però alle 14 cessava il servizio. La novità è che anche l'autobus non c'è più. Attualmente.
E allora era necessario, è stato necessario e sarà necessario, no? Due cose sostanziali. Una, che va creato un ponte tra Castrogno e la città, tra la città e Castrogno. Noi questo abbiamo cercato di farlo sin da subito, operando come ACS, invitando Punzo, la compagnia della Fortezza, con uno spettacolo messo in cartellone. Allora, ricordiamo per i nostri telespettatori che non sanno magari, certo, di cosa stiamo parlando, la compagnia della Fortezza proprio è intanto punta di diamante all'interno del progetto per Aspera d'Astra, ma chi è la compagnia della Fortezza? La compagnia della Fortezza è, insomma, lasciatemelo dire perché mi viene veramente spontaneo, è Armando Punzo poi sostanzialmente, cioè è qualcuno che a mio modesto avviso ha spostato le montagne, perché da 30 e passa anni, 35 anni che lavora alla Fortezza e ha portato la Fortezza come... Ma cos'è la compagnia della Fortezza? È una compagnia composta da detenuti, da ospiti della Fortezza, che negli anni, ormai sono quasi 35 anni, sono diventati e ufficialmente riconosciuti dal Ministero, quindi dal FUS, una compagnia stabile. Una specie di miracolo. Una specie di miracolo. Sono state spostate, le montagne. Sì. Quindi quando noi siamo arrivati anche a Teramo, il discorso era di scetticismo totale, perché c'era un coro, no? Che diceva: ma Castrogno, Teramo non è Volterra. E questo è stato un coro che ci ha accompagnato fino al 2 luglio, quando siamo andati in scena con Aspettando Godot. È chiaro che non siamo la Fortezza, né vogliamo metterci minimamente a paragone di una realtà importantissima che sta costruendo. Però state facendo, sta costruendo un la teatro. Vostra parte. Però possiamo dire due cose che sono, appunto, una che è urgente, è necessario, non si può prescindere dal costruire un ponte tra città e carcere, altrimenti il carcere è una grande sconfitta per tutti. E questo andrebbe, appunto, programmato e sistematicamente realizzato attraverso diverse iniziative. E l'altro elemento è che nel tempo questa esperienza anche a Castrogno diventi stabile. Cioè bisogna, io credo, trasformare questi momenti in veri e propri laboratori culturali, artistici, nel senso primario del termine. Noi, infatti, l'unica cosa che rivendichiamo, se così posso esprimermi, è che non abbiamo nessuna pretesa di rieducare alcuno, e tra l'altro non lo saprei nemmeno fare, non è il mio compito, oltre al fatto che non vorrei farlo, e con loro parliamo, con gli ospiti che partecipano a questi laboratori, parliamo il linguaggio del teatro, cerchiamo di comunicare come fossero una compagnia di giovani o comunque di persone che approcciano per la prima volta il teatro e che vogliono dialogare con un pubblico attraverso l'arte drammatica. Bene, e quindi... Io passo a questo punto invece a Tiziana per un'ultima battuta, perché sono adesso quindi curiosa di capire cosa succederà poi a dicembre. Riusciremo a portare avanti questo progetto e la fondazione, diciamo, abbiamo parlato, no, di iniziative, la fondazione ne ha fatte tante anche a Castrogno, e come proseguiremo? Ma io, come tutti sanno, scadrò a settembre, quindi non posso assumere impegni e d'altra parte non potrei farlo perché è il Consiglio di amministrazione che delibera, ma posso dire che anche in occasione del finanziamento di questa seconda tranche il Consiglio unanimemente ha deliberato appunto l'adesione a questo progetto, che per noi non rappresenta soltanto il progetto per il carcere, ma rappresenta una narrazione della persona diretta anche ad esempio ai nostri giovani. In un momento in cui la società ci vuole tutti belli, forti, vincenti,
narrare di un percorso che può comprendere l'errore, può comprendere il fallimento, può comprendere la delusione, ma che lascia poi anche spazio per un finale diverso, è un messaggio che non è diretto soltanto agli ospiti del carcere, è un messaggio educativo fortissimo, che in un momento storico in cui vediamo un numero di suicidi di ragazzi giovanissimi impressionante, come dire, pone una visione della vita e del valore della persona che è diverso. Noi abbiamo un ideale di persona che è stereotipato ed è legato molto spesso ad un'apparenza, ad alcuni simboli di un presunto successo, che bene o male poi escludono moltissimi ragazzi per molteplicità di motivi. Quindi, ripeto, questo progetto non rappresenta soltanto la dovuta attenzione della Fondazione della Città ad una realtà che fa parte della città, come dicevamo, ma rappresenta anche la narrazione di un concetto di vita, di persona, diverso da quello corrente, in cui noi impariamo, come diceva Simone Weil, ad amare la nostra fragilità, cioè non soltanto la dobbiamo accettare, la dobbiamo amare perché ci rende le persone che siamo. Grazie, grazie Tiziana. Ecco, allora io con questa, con questo, diciamo, riassunto, se vogliamo, di quello che è questo progetto e di quello che vuole essere, abbiamo detto, non solo per la popolazione carceraria, ma come messaggio, ecco, come messaggio rivolto a tutti, anche la possibilità di rinascere dopo il fallimento, perché oggi, appunto, dicevi, sembra vietato cadere, vietato fallire, e invece insomma bisogna sapersi rialzare. E direi che il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato. Veramente con i miei ospiti oggi sarei stata a chiacchierare ancora per molto tempo, perché i temi sono veramente interessanti, ma saluto e ringrazio di essere stati con noi Tiziana Di Sante, Domenico Polidoro. Grazie. Grazie ai nostri amici di pomeriggio per essere stati con noi. Non ci lasciate, adesso un suggerimento dalla regia, poi torniamo in studio.